Roba incredibile, mai provato una roba del genere. Lo uso quei quattro tempi, ma una potenza mostruosa, si impenna, veramente bella, divertente, molto bella. Il 30 marzo il motoclub Eat Sleep Ride e il concessionario Eco Zero di Verona hanno organizzato una giornata di prova collettiva della gamma Zero Motorcycles. Sono andato a scuriosare e queste sono le reazioni di chi ha fatto il test su strada e in fuoristrada. Invece di partire con i pregiudizi del tipo la moto elettrica non va, la moto elettrica, oggi sono venuto qua per provarle e sono rimasto molto sorpreso, cioè sono molto positivo riguardo al futuro di queste moto. E mettendo giù i cartelli sul percorso, tracciando, l'abbiamo fatto con le moto elettriche di Zero e l'ho fatto anche con la mia Yon GS Adventure. Tutta un'altra cosa, sinceramente mi dava quasi fastidio il GS sul percorso, è un altro modo di andare, è tutta un'altra cosa, cioè respiri la natura sotto tutti i punti di vista. Assolutamente sì, perché si sente che la moto ha molta molta grinta. Accelerare accelera, però non fa rumore. Secondo me non ti rende quanto stai andando in realtà. Se tu non guardi il contachilometri non ti rendi conto di quanto realmente stai andando. Pensavo che il rumore sarebbe stato molto più... che sarebbe mancato molto di più il motore della... Però invece no, è piacevole. Probabilmente sì, è una musica che può non sostituire, però è accettabile. La prima volta che provavo una moto elettrica e anche da enduro, è fantastica. Leggera, semplice, una bellissima coppia, facile da modulare. Ci fai veramente tante cose, ci puoi andare secondo me sia su strada che fuori strada tranquillamente. Bella, cioè bella elastica, semplice, adesso ho fatto proprio anche un percorso non trialistico ma da enduro stretto nel bosco e viene su bene. Cioè dopo sono tutte cose che si possono modificare magari sul discorso sospensioni per andare più veloci, ma anche no. Questo adesso io con le gomme così diciamo da fuoristrada attacca bene, puoi farti la tua bella derrapata anche lunga, perché a questa progressione il bello di questi motori qua è che hanno una progressione, cioè senza dover stare lì a cambiare cose. E tanto scava, ti fa anche l'ebbrezza diciamo della trazione e senza stare lì a perdere tempo a nella cambiare, bella. Ma leggere, biciclette sembrano tra le mani e secondo me quella più potente è anche addirittura un po' pericolosa per i novellini, perché l'erogazione del motore è abbastanza inusuale, cioè ha dell'elettrico ma se non dosi bene l'acceleratore e esageri, vuoi fare lo sbruffone, ti mette parecchio in difficoltà. È una moto elettrica, però non ha una risposta quasi elettrica, ha una risposta quasi come se entrasse un turbo a un certo punto. Nel senso che ha una coppia molto morbida all'inizio e poi dà una spinta esagerata. C'è un'accelerazione che ti stacca gli occhi dalle orbite, ti fa ritornare gli occhi dentro le orbite. Beh, carino il fatto di non dover cambiare marcia, è silenziosa, è facile da guidare, c'ha alcuni difetti tipo che non frena e che non assorbe nessuna buca, per cui puoi contare i sassi per strada. Siamo ancora un po' distanti, però comunque sicuramente c'è del potenziale. Ho avuto qualche problema col freno anteriore, che secondo me dovrebbe essere un po' più aggressivo. È piacevole andare avanti e sentire questa spinta sempre uniforme. C'è da abituarsi però, perché effettivamente è diversa dalle altre moto che sono abituato. Scattante, tanto scattante, fai un sorpasso che con le altre moto te lo scordi. Basta dare gas e la moto prende e scappa via. La coppia è incredibile, il controllo dell'acceleratore è fantastico, devo dire veramente una grande bella esperienza.
però non dirò a nessuno, la seconda volta che faccio il giro, perché qua non riesco più a scendere dalla moto. Veramente, non è burbera e ti diverti, veramente, veramente bella. È spettacolare, non me lo immaginavo e ho pensato vado a provare un giocattolo, invece bisogna dire che è una moto a tutti gli effetti. Mi ha dato bellissime sensazioni, comodità, e spinta, ci ha avuto tutto. Tutto quello che cercavo su una moto dopo tanti anni che guido ce l'ha, senza nessuna paura. Ho provato la DS stradale prima, ma l'FX ha molto più senso adesso. È divertente, giusta per l'enduro, poi silenziosa, si passa tranquilli in mezzo ai boschi, bella, bella, divertente, veramente divertente. È già meglio così di alcune moto che ho provato, moto a motore, più rinomate anche. È bella da guidare, sicuramente, e va, perché va, quando acceleri ti bisogna che ti attacchi bene per tenerla. In uscita di curva, a parte un piccolo di on e off che c'è, ma quando lo apprezzi e sai riconoscerlo, poi è veramente impressionante come moto. Anche in salita va su, non ti stacca. Bella, bella, veramente bella. Adesso faccio un altro giro. Bella, bella. Non pensavo, alta coppia, tanta e sempre. Cioè tu apri ed è pronta. Senza cambio, frizione, rapporto, te non devi pensare. Apri e basta. Uno va sempre a cercare comunque la frizione, il cambio, sì, una disabitudine questa. Comunque è veramente una bella motina, sì, una bella moto. È la spinta che non ti aspetti così subito. Va bene. Un feeling piacevole, strano. Ciclisticamente non le ho apprezzate tantissimo, in sincerità, molto rigida sul posteriore, l'anteriore è un po' troppo morbido. In realtà pensavo andassero di più, però sono molto divertenti, le consiglio a parte il costo. Aspettavo qualcosa di un pochino più reattivo, un pochino più performante. Non ci sono vibrazioni, non calore non ce n'è. Fa strano che sentivo lui che diceva sto cercando la frizione. I movimenti da fermo, i movimenti anche a bassa velocità si riescono a dosare molto bene, perché è molto tranquillo ai bassi, poi da media velocità inizia a prendere una coppia spaventosa. Divertimento allo stato puro. Una bella ripresa. Bella, mi sono proprio divertito. Dai Sport è impressionante, un missile, veramente. L'ho sentita un po' pesante, un po' sull'avantreno, ma secondo me bisogna prendersi la mano. Chiaramente andando in mezzo alle stradine a 30 all'ora puoi apprezzare così il rumore del vento piuttosto che il rumore del motore. La pensavo più lenta, invece ho sentito una potenza sotto il sedere. Direi che la sella è parecchio dura. Molta coppia, l'unica cosa non hai la sensibilità nel gas, cioè come apri non è che risponde subito la moto, molto c'è più un attimo di vuoto all'inizio. Sì. Che fuori strada è una, si dire, una figata. Cioè, no, perché l'ho provata in Eco, è ok, tranquilla, va via, bene. Poi me l'ha fatta provare anche sport e... cioè deve avere maniche basta per tenerla. È molto, molto bella, è molto divertente. Bello il silenzio, forestare il silenzio è stupendo, arrivare lì, cioè andare completamente tutto silenzio, molto bello. Se devo dire la verità, mi è piaciuto di più fare off-road con la gamma zero. Sentire la natura, il non avere la preoccupazione del cambio del cambio. Se è già bello andare in moto, con questa qua è ancora più rilassante, più ti invoglia a fare chilometri e girare. Si potrebbero anche pensare di affrontare dei viaggi organizzandosi per il discorso autonomia, però dà una bella sensazione. Le enormi potenzialità, veramente, bisognerà solo entrare nel discorso del range di chilometri. Per il resto, nulla, nulla, nulla da invidiare a qualunque altra moto. Consiglio vivamente di andare a provarle e avvicinarsi al mondo dell'elettrico. Ci sto pensando già con la macchina e anche forse anche con la moto. Sono convinto, pur essendo un amante del classico, che sarà il futuro. Che bisogna che ci abituiamo a questo tipo di moto. Abbiamo passato le 150 prove e che devo dire è stato veramente bello e divertente. La moto elettrica va provata, è un altro modo di guidare la moto, un modo nuovo e quindi devi proprio capirla. Quindi venitela a provare assolutamente. Eco Zero a Bussolengo in provincia di Verona e abbiamo sempre le moto disponibili in casa per provarle e quindi vi aspettiamo tantissimi come è stato oggi.